gara delle 250 con in prima fila il tedesco Anton Mang, il francese Strozzi, l'altro francese Guyot e lo svizzero Roland Frémont, che ancora una volta è riuscito a partire nelle prime posizioni grazie alle buone prove nei due giorni precedenti la gara. Ci sono stati alcuni incidenti nella classe 250, non parte Lavado, mentre in prima posizione si è portato Roland Frémont, quindi Roland Frémont l'elvetico al comando. Non è la prima volta che la sua Admajora quest'anno veramente, appunto, gli permette gli exploit all'inizio della corsa. Ecco, con il numero 5 Roland Frémont al comando di questa gara delle 250. Roland Frémont al comando. Alle sue spalle Anton Mang, quindi il tedesco che è in testa alla classifica del campionato del mondo, già all'inizio della gara ha messo in mostra la sua determinazione a vincere anche questo Gran Premio. Finora si è imposto in 5 Gran Premi, in Italia è stato solo terzo, mentre in Argentina non aveva avuto classifica finale. Al comando Roland Frémont, seguito da Anton Mang. Poi dovrebbe esserci Jean-François Baldet, ma questa terza posizione ve la diamo con beneficio di inventario. Lo definiamo solo in base al colore della tuta. Non abbiamo potuto vedere esattamente il colore della moto, ma ci sembra una Kawasaki. Ciò che è sicuro è che il primo giro di Roland Frémont è molto positivo, è in testa nel primo dei 22 giri in programma per questa corsa delle 250. Situazione al comando Roland Frémont, al secondo posto Anton Mang con la Kawasaki, al terzo posto c'è una Kawasaki ma non, come vi avevamo detto, quella di Baldé, invece è quella dell'italiano Pierluigi Conforti, al quarto posto con il numero 31 un altro italiano, il compagno di squadra di Roland Frémont, e cioè Maurizio Massimiani, pure lui in sella come Frémont a un Admajora. Positive quindi per i colori elvetici le prime fasi di questa corsa. Roland Frémont già qualche volta era stato al comando nei primi giri, poi aveva avuto alcuni problemi, talvolta è caduto, però abbiamo parlato con lui ed è ben determinato questa volta a non commettere errori. Per ciò che riguarda le 250, ecco intanto Frémont numero 5 tallonato dal leader del campionato del mondo Anton Mang numero 1. Per quanto riguarda le 250 ci sono stati diversi incidenti, purtroppo come abbiamo detto non è partito Lavado, che durante le prove è caduto riportando la frattura della gamba sinistra, e poi c'è Sauro Battaglia è in gravi condizioni, ricoverato all'ospedale qui di Imola, è caduto proprio qui nella variante bassa dove c'è l'intersezione con l'ingresso ai box, vedete sulla sinistra, è caduto, una caduta a bassa velocità che probabilmente non avrebbe dovuto avere grosse conseguenze, forse un attimo di disattenzione del pilota accompagnato da un grippaggio della moto, è caduto. È ricoverato da ieri all'ospedale di Imola, l'elettroencefalogramma è piatto, probabilmente per Sauro Battaglia non ci sono possibilità di sopravvivenza. Intanto ecco la lotta fra Anton Mang e Roland Frémont, c'è stato un attimo in cui Roland Frémont avrebbe potuto tentare di rimanere in prima posizione in quanto Mang aveva stretto troppo, ma non è riuscito e Anton Mang è passato al comando di questa gara al secondo giro. Anton Mang numero 1, primo, secondo Roland Frémont numero 5, terzo
Pierluigi Conforti pure su Kawasaki, numero 51, quarto con il numero 31 Maurizio Massimiani, quinto con il numero 4 Thierry Espier. In corsa c'è anche un altro elvetico, Bruno Kneubühler, mentre Bruno Lüscher non è riuscito a qualificarsi. Bruno Kneubühler si trova oltre la quindicesima posizione, d'altronde le prove non avevano parlato molto in favore di questo corridore elvetico che partiva in quinta fila. La situazione quindi, mentre siamo nel secondo giro, al comando Anton Mang, numero 1, al secondo posto Roland Frémont, numero 5, al terzo posto Pierluigi Conforti, numero 51. Anton Mang si appresta a concludere il suo terzo giro. Caduta di Maurizio Massimiani, siamo nel corso del tredicesimo giro, caduta di Maurizio Massimiani che si trovava in sesta posizione, dopo che nei primi giri era meglio piazzato, era quarto. La situazione in questo momento al comando Anton Mang, al secondo posto Frémont a 14 secondi, ecco Anton Mang al comando. Al terzo posto Conforti a 27 secondi, al quarto posto Baldé a 28 secondi, al quinto posto Espier a 31 secondi, al sesto posto Fernandez a 32 secondi. La situazione è questa, mentre i piloti, ecco Anton Mang, stanno compiendo il quattordicesimo giro. Alle spalle di Anton Mang apparirà fra qualche istante il secondo, l'elvetico Roland Frémont, che sta disputando un'ottima gara. Eccolo Roland Frémont, il cui distacco si fissa in 14 secondi. Mentre alle spalle c'è lotta tra Jean-François Baldé e Conforti. Baldé ha recuperato, al primo giro si trovava in dodicesima posizione, ora dovrebbe aver superato il suo antagonista Conforti e in questo momento Baldé è terzo, Conforti quarto. Mang, Frémont, Baldé, Conforti, Espier, Fernandez. Siamo nel corso del diciannovesimo giro, Anton Mang è sempre al comando, a 15 secondi si trova ancora l'elvetico Roland Frémont, autore oggi di una notevolissima corsa, ecco avete visto per un istante con il numero 5 Frémont, ritorniamo su Anton Mang, una gara che non ha avuto storia, solo nelle prime fasi come avete potuto constatare era stato al comando l'elvetico, poi è ritornato ai vertici di forza il tedesco della Kawasaki che si trova al comando della graduatoria del campionato del mondo. Ecco indicati i giri che mancano alla conclusione, siamo ormai vicinissimi, Anton Mang può amministrare il suo vantaggio, anche Roland Frémont ha un discreto vantaggio nei confronti di Baldé e Conforti che seguono in terza e quarta posizione. Molto interessante il recupero di Baldé, era terzo al primo giro, ha recuperato e si trova ora in terza posizione. Ecco Loris Reggiani, il vincitore della categoria 125, che nelle 250, come avete potuto constatare, è stato costretto al ritiro. La situazione quindi al comando, eccolo Anton Mang che
conclude il suo 19° giro, inizia il 20°. Mancano quindi poco meno di 3 giri al termine per Anton Mang. È aumentato il disavanzo per Roland Frémont, che si trova ora a 22 secondi, e alle loro spalle la lotta per la terza posizione, che vede impegnati con il numero 3 il francese Jean-François Baldet e con il numero 51 l'italiano Conforti. Scomparso dalla lotta il compagno di squadra di Roland Frémont, e cioè Maurizio Massimiani, che è caduto senza conseguenze ma ha dovuto abbandonare la competizione. Per ciò che riguarda la categoria delle 250 mancano 4 gare alla conclusione, correranno ancora in Gran Bretagna, in Finlandia, in Svezia e in Cecoslovacchia. Nulla è ancora deciso. La lotta per la conquista del titolo dovrebbe essere, anzi sarà senz'altro, tra Anton Mang e Jean-François Baldet. Anton Mang sulla Kawasaki, come anche il suo più grosso antagonista Baldet. 85 punti in classifica generale del mondiale finora per Anton Mang, 57 per Baldet, che ricordiamo si trova in terza posizione mentre mancano poco più di 2 giri alla conclusione di questa competizione delle 250. Mentre attendiamo la fine di questa corsa, facciamo un passo indietro ancora prima della corsa delle 125, e cioè la prima gara di questa mattina, quella delle 50, si è imposto lo spagnolo Tormo davanti all'olandese Van Kessel. Van Kessel ha preso il posto in sella alla Chrysler ufficiale dell'elvetico Dörflinger, che come ricorderete è caduto a Assen e che probabilmente farà il suo rientro già in Gran Bretagna. Le sue condizioni migliorano sensibilmente, la rottura al braccio è meno grave di quanto si poteva pensare in un primo momento. Ascareggi quarto nella gara delle 50, terzo come abbiamo detto Timmer, quinto Hummel, sesto Klein, settimo Lusuardi, ottavo Loewenstein, nono Gali, decimo Emmerich. In classifica generale primo è Tormo, Tormo è campione del mondo della classe 50 cm cubi. Dörflinger è ancora secondo con 51 punti, ma alle sue spalle si è fatto ormai luce Timmer, che ha solo un punto di distacco dall'elvetico, 50 punti. Lotta quindi per la seconda posizione dalla Gran Bretagna in poi tra Dörflinger e Timmer, sempre sperando che Dörflinger ritorni alle corse. Da segnalare nella gara delle 50 la caduta al terzo giro dell'elvetico Blatter, mentre era quinto è caduto alla variante bassa, era troppo veloce e non è riuscito a mantenere in linea la sua moto. Ritorniamo a questa gara delle 250, manca poco più di un giro al termine per Anton Mang, che si sta avviando verso la sua sesta vittoria in questo campionato del mondo, la sesta consecutiva nella categoria delle 250, unico passo falso finora in Italia, dove la vittoria andò in una gara piuttosto contestata, come sicuramente gli appassionati di motociclismo che hanno seguito la telecronaca da Monza ricorderanno. Aveva vinto Eric Solo, poi era stato squalificato perché si era presentato tardi ai cancelli d'entrata, poi la federazione l'ha riammesso ridandogli circa un mese dopo la gara di Monza la prima posizione, la vittoria nel Gran Premio d'Italia. Siamo ormai nel corso dell'ultimo giro, Anton Mang è sempre primo, a una 20 secondi eccolo con il numero 5, insegue Roland Frémont. Sta rinvenendo alle spalle di Roland Frémont con il numero 3 Jean-François Baldet. Baldet sta recuperando nei confronti dell'elvetico, ha ormai distanziato il quarto, cioè l'italiano Conforti. Quinto è sempre Espie, sesto Fernandez. Siamo ormai all'epilogo di questa competizione,
non ci sembra che Frémont abbia dei problemi. Quindi dovrebbe conquistare il secondo posto, finora il suo miglior risultato stagionale era stata una terza posizione nella gara svoltasi in Germania, vinta anche quella volta da Anton Mang. Andiamo per l'ultima volta alla variante bassa Anton Mang, che si appresta a concludere vittoriosamente questa competizione delle 250. Eccolo il tedesco che si appresta a tagliare il traguardo. Primo Anton Mang, mentre l'inquadratura si sofferma in attesa dell'elvetico Frémont, che conquista una bellissima seconda posizione. Vedete come alle sue spalle si sia già fatto luce Baldé, ma il secondo posto è per Roland Frémont. L'inquadratura si è già spostata sul vincitore Anton Mang, accanto a lui vedete Roland Frémont ed ecco anche il terzo, un'inquadratura conclusiva che dà la classifica di questa corsa. Primo lo vedete sulla destra Anton Mang, al centro il bravissimo Roland Frémont, dietro Jean-François Baldé. Quindi al primo posto una Kawasaki, al secondo posto Lad Majora, al terzo posto un'altra Kawasaki. Quarto posto per l'italiano Conforti, buona anche la sua prestazione. Segue poi al quinto posto Espier, al sesto Jean-Louis Tournadre, che ha recuperato verso la fine. Poi segue Christian Estrosi, mentre Patrick Fernandez è scivolato all'ottavo posto. Mentre vediamo queste immagini con Roland Frémont che si sta svestendo, si sta mettendo a proprio agio, aggiorniamo la classifica. Al comando Anton Mang con 100 punti, al secondo posto Jean-François Baldé con 67, al terzo posto l'infortunato Lavado, che oggi non ha corso, con 56, al quarto posto Fernandez con 38 punti, Frémont è quinto con 36 punti. Quinta vittoria consecutiva per il tedesco Anton Mang, sesta nel corso di questa stagione. Il tedesco Mang si avvia alla conquista di questo titolo di campione del mondo, mancano quattro gare al termine ed è il più grosso favorito. Accanto a lui il presidente della commissione strada della Federazione Internazionale di Motociclismo, l'ingegner Luigi Brenni, presidente anche della Federazione Svizzera di Motociclismo. Al secondo posto l'elvetico Roland Frémont, è il miglior risultato del corridore elvetico da quando corre nel campionato del mondo, cioè dal 1978. Quest'anno aveva già ottenuto un terzo posto in Germania, in precedenza si era classificato decimo nel campionato del mondo delle 350 nel 1979, quinto nel campionato mondiale delle 250 nel 1980, annata nella quale ha ottenuto un terzo posto in Finlandia e un quarto posto in Belgio e in Cecoslovacchia. È stato quattordicesimo l'anno scorso nel mondiale delle 350. Le sue mire sono piuttosto alte, non nasconde di aspirare al titolo di campione del mondo in un'altra stagione. Comunque la superiorità che ha dimostrato il tedesco Mang in queste gare del mondiale 1981 lasciano poche speranze a Frémont,
che potrebbe però ancora quest'anno aspirare a qualche vittoria nelle rimanenti gare. La classifica del mondiale vede al primo posto Anton Mang con 100 punti, al secondo posto Baldé con 67, terzo l'infortunato Lavado con 56, mentre